Siamo con Gian Pietro Compagno, amministratore delegato dell'azienda Eco Gypsum. Benvenuto Gian Pietro, ci può presentare l'azienda? Di che cosa vi occupate? Eco Gypsum SRL è stata costituita qualche mese fa, a marzo di quest'anno. Sostanzialmente siamo una startup. È stata costituita da tre soci che facevano sostanzialmente tre attività parallele, ma non la stessa. È costituita da Brenta Lavori SRL, che è una società che già si occupava di inerti, recupero di inerti, da Eco Avangard SRL, di cui io sono socio, che invece ha come attività principale la vendita di un impianto per il recupero dei rifiuti a base di gesso, oltre ad altre attività sulle rinnovabili, e da VKS Idro, che invece lavora in questo mercato, nel senso che conosce molto bene gli operatori. L'obiettivo di questa costituzione qual è? Quella di creare in un settore che è carente in questo senso, una piattaforma di raccolta dei rifiuti a base di gesso, quindi parliamo, non so, del cartongesso da costruzione e demolizione, piuttosto che del gesso derivante da stampi o altro, una piattaforma di ritiro, ma anche di recupero, quindi lavorandolo, separando il gesso dalla carta, e quindi poi di riutilizzo, rivendita per riutilizzo in altri settori. E questa è un po' sostanzialmente la novità. Siamo in attesa dell'ultima autorizzazione per poter poi procedere all'installazione vera e propria dell'impianto. Abbiamo già il sito, abbiamo diciamo il capannone, tutto, ci manca questa ultima autorizzazione pubblica. Quindi, appunto, vi occupate di ciclo e riciclo del gesso e quanto e in che misura contribuite a sviluppare un mercato delle costruzioni e dell'edilizia moderno e avanzato e sostenibile? Ma guardi, diciamo che il tutto è dentro proprio, è insito all'obiettivo di cui dicevo prima, per cui ci siamo costituiti. Allora, i rifiuti a base di gesso sono sempre stati un po' la Cenerentola dei cosiddetti inerti, nel senso che non molti se ne sono occupati, sono stati spesso, come dire, eliminati in maniera impropria, e questo perché sono rifiuti che occupano molto volume, quindi danno difficoltà di stoccaggio. E sono anche di per sé, pur essendo un rifiuto non pericoloso, sono diciamo critici nella fase di stoccaggio, perché bisogna stoccarli in un modo ben definito perché non creino percolati. E poi sono stati anche poco seguiti perché non sono mai esistite delle buone tecnologie per il recupero di questi rifiuti. Quindi noi in che modo contribuiamo? Pensiamo di contribuire proprio dando una possibilità di portare questi rifiuti in un centro specializzato come il nostro, il quale non solo li ritira per stoccarli, ma li lavora, li recupera per poi poterli rivendere come sottoprodotti di altro tipo. Quindi penso che possiamo essere un fattore positivo, ecco, in questo momento per questo settore. Quindi appunto si tratta proprio il vostro obiettivo è quello di costruire un'economia totalmente circolare, cioè di essere quasi totalmente sostenibili. Per quanto riguarda questo segmento, direi di sì. La cosa si evidenzia del fatto che direi quasi dappertutto, il ritiro e lo stoccaggio cartongesso al momento avviene quasi sempre all'esterno, no? Quindi fuori, all'intemperie e così via. Noi invece questa attività la facciamo in una piattaforma, pensate, costituita a posto, dove si lavora solo al chiuso, quindi dove questo prodotto può essere lavorato effettivamente bene. E quindi una volta recuperato attraverso un impianto che si chiama Eco Gypsum 64, che è in grado, attraverso diciamo un processo tecnologico diverso, non di triturazione come è avvenuto adesso, ma di separazione del gesso dalla carta, siamo in grado di recuperare il gesso portandolo a un livello di purezza simile al prodotto originario da cava, e quindi facilmente riutilizzabile in altri settori, in particolare per costruire altre lastre di cartongesso. Quindi direi che il ciclo si chiude in maniera corretta e precisa, insomma. E avete tecnologie innovative in linea appunto con l'industria 4.0? Per la lavorazione di questo rifiuto, noi utilizziamo un impianto che si chiama Eco Gypsum 64. Non è un caso che ci sia questo nome che si ripete. Ecco, questo è un impianto che è dotato di tutte le caratteristiche per essere certificato 4.0, perché controllabile da remoto, direi, in quasi tutte le sue funzioni.
ci dà una serie di alert su eventuali anomalie, malfunzionamenti o altro, è possibile intervenire anche per verificare il buon andamento delle operazioni e così via, ed è collegato anche ai software aziendali, quindi ha tutte le caratteristiche per essere, ed è quello che faremo appena sarà messo in funzione nei prossimi mesi, quello di essere certificati 4.0. La vostra sede è in provincia di Padova, giusto? E verranno E verranno anche aperti altri, leggevo appunto, altri centri nei prossimi 8-12 mesi nel nord Italia. Allora diciamo che uno identico, molto simile al nostro, è già in fase autorizzativa in provincia di Treviso. La caratteristica, diciamo che la diversità è semplicemente che lì c'è un imprenditore che lo fa attraverso una propria azienda in modo diretto con la nostra assistenza, quella di EcoAvantgarde in quel caso. Qui invece EcoAvantgarde partecipa direttamente sulla gestione del sito. Questi due sono già in fase autorizzativa. Poi ne abbiamo altri due che invece, si sta proprio cominciando adesso, Lombardia e Piemonte. Questa iniziativa credo sia importante, interessante per alcuni motivi. Primo, perché in una fase così critica comunque siamo tre attori che sono disponibili ad investire una cifra direi rilevante per fare una cosa del tutto nuova, e quindi è una scommessa un po', no? E sono convinto che questa operazione, che ha tutti gli elementi per poter avere successo, possa essere un momento di stimolo e anche di interesse per molti altri operatori che, una volta che l'avranno visto, secondo me queste iniziative si moltiplicheranno. Quindi pensiamo di avere anche questo compito di germinazione, ecco, su un settore che in qualche modo è per il momento abbastanza ai margini.